Noi siamo della University College of London, questo è il corso di Earthquake Engineering with Disaster Management e noi siamo qui in visita all'Aquila durante un field trip che è parte del corso di studio di questi ragazzi. Questi sono ragazzi che vengono da tutto il mondo e durante questa settimana abbiamo visitato diversi paesi a partire da Camerino, dove abbiamo fatto una visita della città, abbiamo organizzato un workshop in collaborazione con l'Università di Camerino, poi ci siamo spostati a Norcia e abbiamo fatto delle attività in collaborazione con l'Università di Perugia, ieri siamo stati ad Amatrice per vedere i danneggiamenti, oggi siamo qua per rivedere finalmente, dopo aver visto tutti i danneggiamenti del terremoto del 2016, la ricostruzione e interventi innovativi che consentono di raggiungere performance sismiche importanti. La mia impressione, io sono stato già all'Aquila l'anno scorso e la mia sensazione è che sì, sicuramente è ancora un cantiere aperto e ci vorrà ancora del tempo, ma forse è la sensazione di chi l'ha vista subito dopo il terremoto e di chi la rivede dopo qualche anno, però anche ieri sera eravamo in giro all'Aquila, abbiamo visto tanta gente in giro, tanti locali aperti. Quindi sembra che anche dal punto di vista sociale ci sia una ripresa e l'Aquila stia ritornando a essere viva di nuovo. Sì. Altra domanda importante, ecco, quali sono gli aspetti tecnici che avete spiegato ai ragazzi, soprattutto su questi due edifici o siete andati anche altrove? Sì, siamo andati anche altrove, ma sicuramente quello di oggi, i due edifici che abbiamo visto oggi sono due casi studio estremamente interessanti dal punto di vista tecnico-scientifico. In questi due edifici si utilizza una tecnica di intervento innovativa e che consente di raggiungere un livello di sicurezza sismica e di resilienza molto importante. Questi due edifici sono stati isolati alla base, che cosa significa? Significa che la struttura soprastante è stata separata dalla struttura, dal suolo e quindi in caso di terremoto la struttura soprastante scivola diciamo sul sistema di appoggio e l'accelerazione sismica non viene trasmessa alle strutture soprastanti. E quindi... Lei è italiano, insegna in Inghilterra, sì. La tecnologia sviluppata, scatenata in Italia per quanto riguarda tutto l'aspetto sismico è quotata e apprezzata, perché noi abbiamo anche un problema che molti altri paesi non hanno, quello del restauro conservativo di un immenso patrimonio architettonico. L'Italia sicuramente è uno dei paesi più avanzati per quanto riguarda gli aspetti legati all'ingegneria sismica e sicuramente abbiamo dei problemi che in molti altri paesi a livello mondiale, dove la pericolosità sismica è anche più alta che in Italia, non ci sono, che è appunto quello della conservazione del patrimonio esistente. Quindi anche in ambito di ricerca in Italia si fa una ricerca che è più finalizzata all'adeguamento degli edifici esistenti, mentre in altri paesi, parlavamo ieri nel nostro corso, abbiamo una ragazza del Cile e facciamo anche un confronto tra le due realtà, mentre in Cile hanno una pericolosità sismica molto più elevata, in Italia abbiamo una pericolosità sismica più bassa, ma abbiamo molti più edifici esistenti con una performance sismica molto più bassa e quindi noi dobbiamo pensare a migliorare questi edifici, mentre loro hanno edifici nuovi che hanno già un buon comportamento per quanto riguarda il comportamento sismico. Visita tecnica in collaborazione tra l'Università dell'Aquila, Regione Abruzzo e University College di Londra, e in particolar modo una struttura dello University College che si chiama Epicenter, che si occupa di studio dei danni da terremoti ed in generale dei rischi naturali. In particolar modo questa collaborazione, che è avviata adesso ormai da diversi anni, fa sì che ogni anno vengano degli studenti dello University College di Londra
a vedere non soltanto i danni fatti al terremoto, ma quali sono le migliori tecniche, le tecniche più innovative per il miglioramento e l'adeguamento sismico delle strutture. E qui in questo palazzo ex Gille, nell'emiciclo, il cantiere si sta concludendo, quali sono stati gli elementi significativi sottoposti all'attenzione di questi studenti? Beh, l'aspetto fondamentale è che questi sono tra i primi edifici in muratura al mondo dotati di isolamento sismico alla base, quindi in cui al di sotto della struttura in muratura, importante perché di pregio, perché tutelata, vi sono degli strumenti, dei dispositivi che isolano letteralmente l'edificio dal terreno e quindi isolano l'edificio dal moto del terreno durante il terremoto e consentono all'edificio di resistere indenne, senza danni, anche a fortissimi terremoti. Questi dispositivi sono appunto gli isolatori e oggi gli studenti sia dell'Università di Londra e sia dell'Università dell'Aquila del corso di costruzione in zona sismica sono qui in visita tecnica per vedere e studiare al vero quello che hanno già studiato teoricamente. Altri elementi invece che apprezzati? Beh, altri elementi sono, a parte tutte quante le tecniche di intervento in sotterraneo, quindi elementi che normalmente il grande pubblico non vede, sono gli elementi di restauro. Il restauro che però è stato possibile soltanto perché si è riusciti a diminuire le sollecitazioni da terremoto sull'edificio con gli isolatori antisismici, altrimenti senza isolatori avremmo avuto restauri molto più pesanti che avrebbero interferito con le murature, con gli aspetti decorativi, con eventuali affreschi o opere d'arte. Invece proprio grazie alla presenza degli isolatori, quindi al fatto che lavoriamo sottoterra e riusciamo a non far vedere quella che è la vera protezione sismica alle strutture reale, perché l'edificio esce da un terremoto indenne e senza danni, si è potuto ripristinare tutta la bellezza di queste strutture. Nei diversi congressi, per esempio, di ingegneria sismica è già stato posto in evidenza il fatto che l'Aquila è la città al mondo con più edifici con isolatori sismici. In particolare, per esempio, tra due settimane ci sarà il congresso europeo di ingegneria sismica dove porteremo, anche io personalmente porterò, in visione quello che è stato fatto all'Aquila. Quanti sono più o meno questi edifici? Questi edifici all'Aquila sono oltre 100. Sono oltre 100 edifici con isolamento sismico che superano indenni qualsiasi terremoto e che sono un esempio per tutto il mondo, tant'è vero che vengono poi da tutto il mondo a studiare proprio il caso L'Aquila, il caso positivo dell'Aquila. Cioè, è una percentuale molto alta. È una percentuale alta, se si pensi che, non so, se prendiamo il Giappone che ha molti edifici isolati, in tutto il Giappone ci sono 8.000 edifici e quindi è una percentuale alta e che noi dobbiamo elevare non solo all'Aquila ma in tutta Italia. E il fatto di aver portato qui gli studenti dell'università è importante perché loro saranno i futuri ingegneri domani e applicheranno loro queste ed altre eventuali nuove tecnologie innovative per la protezione sismica.